Ecco, da quanto tempo sei qui? Che lavoro fai? Quali sono i problemi più difficili da affrontare? Quali sono le tue preoccupazioni? Raccontaci un po' questo lavoro così importante e così delicato. Prima di tutto voglio dire i Al miei momento il ringrazi. centro segue 1.080 malati di AIDS. La ONG fornisce tutte le medicine e finanzia gli stipendi di tre dipendenti, che assieme a Suor Blandin costituiscono l'equipe di lavoro. Si occupano della parte contabile, dell'accoglienza e della distribuzione delle medicine, mentre Suor Blandin si occupa della parte psicologica e della comunicazione con le famiglie. Ci dicevi anche che molti ammalati cadono in depressione, piangono sempre, Sempre. e questo è l'aspetto ancora duro, no? Per Sì. voi che in qualche maniera dovete fare qualcosa per loro. Non vengono, dicevi anche, no? Dal villaggio a volte, proprio perché perdono la fiducia. Abbiamo visto che anche se il malato vive bene, sapere che è sieropositivo è sempre una difficoltà, Tragedia. una tragedia che dobbiamo sempre trovare mesi per rialzare, per camminare. I giovani sono più difficili perché per loro la vita non ha più senso, allora dobbiamo fare di tutto perché riprendano a vivere anche quella malattia. Per noi andare, conoscere, andare fino alla casa per portare il nostro assistenza è molto importante. È per questo che il desiderio è aumentare il nostro equipo perché quando c'è uno che vediamo così, facciamo sistematicamente la visita alla famiglia. Perché se non facciamo questo, il malato non vengo più, non abbiamo niente come notizie. Sono persi Si così. dicevi anche che quando arrivate in queste famiglie con un po' di riso, un po' di qualcosa da mangiare, la famiglia è anche poi più disponibile ad accettare la malata. Sì, è così.